voi sapete, la Galleria d'Arte Moderna dedica un tema alla propria collezione. Uno dei temi che tu hai scelto è appunto l'etica, e in particolar modo l'etica del costruire. È evidente che noi, immaginando e riorganizzando la collezione permanente, abbiamo dovuto declinare l'etica del costruire con il più tradizionale etica morale, etica filosofica, e quindi siamo partiti con l'Ottocento di Giacomo Grosso, e quindi il dramma della cella delle pazze, quindi articolandolo più sul piano etico. Passeggiando prima insieme in questo corridoio, ho visto che tu sei rimasto molto colpito dalla sala con gli Uncini e il rapporto Morbelli, Uncini e Sironi, in particolar modo questo piccolo Sironi che è fortemente architettonico, è un lavoro che dialoga appunto, non a caso abbiamo messo in relazione agli Uncini, e tu hai sottolineato come una gran parte, e questo vale anche per la sensibilità del collezionista, una gran parte di artisti italiani sia ancora poco valorizzata e poco conosciuta, e in particolar modo quelli magari che tu hai sentito di più. Per esempio, che tu non so come sì, cioè io prima che arrivi Gagosian e si porti via il resto delle cose, io sono noi abbiamo per motivi vari abbiamo un piccolo Uncini che sta messo in un posto bruttissimo, perché sta messo in un corridoio, però sta messo vicino alla nostra stanza da letto, e poi abbiamo da un'altra parte abbiamo che volevo dire, sì, un Melotti, un piccolo teatrino di Melotti con le tempe, diciamo, in ottone. Credo che quando uno vede sia Uncini come Melotti, ma anche una gran parte dei nostri artisti che tu mostri generosamente, non so, io ho visto la collezione di un mio amico americano che si chiama, vabbè, uno dei più grandi collezionisti del mondo, che ha fatto un paio di due o tre musei, ha tenuto in piedi, tiene in piedi, e c'ha molti Rauschenberg. Se tu vedi questo enorme, meraviglioso, veramente come taglia per quei tempi, veramente grande, che hanno loro, di Burri, questo bianco con questa finestra nera di una genialità, perché si trova a due terzi, quasi una sezione aurea perfettamente collocata, uno dice, ma perché non rifacciamo la storia dell'arte, la ridisegniamo e la ricataloghiamo? Si sa bene che quando Rauschenberg venne a Roma alcuni anni dopo, andava a trovare Burri che lavorava in uno spazio che non era straordinario, e poi si vede perfettamente, io non so se la colpa fu di Leo Castelli o di qualche suo amico, o non lo so, c'è qualche cosa che lì ci sfugge, perché a un certo punto decisero. Leo Castelli, come si dice, come tutti sanno, è un uomo della CIA. Sì, sì. Anche di Scarpita hanno detto questa cosa. No, ma dice di Leo Castelli è notoriamente conosciuto a New York come quello, così, cioè non è che ci vergogniamo di dire una cosa del genere, capito? Cioè vorrei sapere se questa voglia di fare solo americano e di partire da Holdenborg o da qualcun altro, Rauschenberg, tantissimo, i suoi preferiti, Jasper Johns e compagnia, non sia come i film americani che hanno invaso l'Europa, che era un'opera che erano quasi tutti finanziati dalla CIA, in cui c'era il giapponese, l'asiatico brutto e cattivo, l'americano buono e gentile, che non faceva la guerra e si innamorava follemente di una commilitona che stava prendendo il sole nelle Hawaii, un'isola dei mari del sud. Credo che c'è qualcosa di profondo, io lo vorrei dire, quando io adoro New York, adoro gli Stati Uniti, ma c'è qualcosa di profondo nell'arte italiana che è penetrata, e adesso l'arte povera, che ormai da 30 anni, 40 anni
fortemente radicata nelle coscienze di tutto il mondo, credo che c'è qualcosa da rimettere, cioè credo che gli italiani non valorizzino e non, forse non pensano che l'arte e la creazione sia importante, perché ne abbiamo molta, cioè le opere che vediamo, cioè ad esempio il settore etico, che è quello che mi interessa, perché Prouvé, in fin dei conti, perché mi piace Prouvé, amiamo Prouvé, perché Prouvé rappresenta veramente non la soluzione sociale, la soluzione etica, è quello che si fa molte domande. Etico vuol dire farsi delle domande, ecco, non vuol dire fare la scelta in cima a una montagna. Quello che io ho visto nella tua collezione incredibile è che gli italiani sono veramente forti e presenti. C'è una bellezza, ma io guardavo, non so, non mi ricordo più chi ha fatto quel quadro bellissimo nero, quello dell'Ottocento, fino all'Ottocento, delle suore, della Pazienza Rosso. È un'opera spettacolare, allora, perché noi non siamo riusciti a valorizzare il nostro Ottocento? Non ho capito perché. Io non ho mai capito questa storia di sudditanza completa alla cultura francese. Perché negli ultimi 300 anni l'Italia non ha avuto una capacità egemonica proporzionata alle cose che faceva? C'è qualche cosa di strano, non è soltanto imperialista militare o la nostra d'abbenaggio, c'è qualche cosa di profondo che dovrebbe essere anche investigata. Sì, qui c'è, qui. No, scusa una cosa, scusa, se noi avessimo avuto molto tempo e ti avessi mostrato tutte le cose che abbiamo, anche di design italiano degli anni 50 e 60, beh, impressionante. Cioè qui abbiamo i francesi, abbiamo due o tre cose, quattro noi. Noi avevamo un centinaio di grandi personaggi che hanno dato vita all'architettura e al design. Ma enorme, cioè non so sul luogo dove stiamo, però una cosa impressionante. Torniamo alla tua collezione, quindi torniamo a quello che tu vorresti collezionare nell'ambito dell'architettura italiana. Dell'architettura italiana, secondo me c'è dal 60 alla fine, a metà del 70, pure un pochino di più, ci saranno centinaia di opere straordinarie. Cioè, uno che ho amato e continuo a amare, forse sono stato uno dei primi, perché Gio Ponti non era amato. Gio Ponti non era amato, io gli dico una cosa che sembra una bestemmia, come quella che ho detto prima, però non era amato. Non era amato perché era un dandy, perché era un borghese, perché non è stato mai scritto come lo studio antitetico al suo. Se uno prende Domus e prende Casabella, di Casabella io ho tutta la collezione di quegli anni, non so che farne, ma prendi Domus, c'è in mezzo arte, cinema, cultura, fashion, c'è tutto quello che era il mondo del design, c'è il mondo della grafica, c'è un signore che si metteva un camice come se fosse un chirurgo e andava a disegnare con i colori, i pennarelli, le cose, e faceva le bellissime ceramiche di Ginori, ma faceva anche il Pirelli, ma faceva anche in tarda età una cosa che tutti hanno odiato, me compreso, che era la cattedrale di Taranto, che è la forma di ispirazione per metà della mia generazione. Cioè, io ho preso solo adesso Gio Ponti. Gio Ponti è incredibile, cioè se uno prende Gio Ponti, adesso l'hanno scoperto nel mondo, l'hanno scoperto prima loro di noi, cioè uno come Gio Ponti non è stato mai amato, invece era amato Rogers, che faceva il portavoce di due che disegnavano bene in uno studio e lui gestiva, tenendo una rivista che era molti contatti, e che era sociale. Domus era assolutamente asociale. Ma era straordinario, se uno prende le annate, quelle proprio di Ponti, cioè lì c'è l'architettura, tutto quello che vorrei avere. Cioè Castiglioni, datemi tutto Castiglioni, tutto, design, filete, luci, cose, tutto, architettura, tutto. Cioè Albini,
Cioè, noi non dimentichiamo che abbiamo avuto dei colossi che nessuno ha giudicato nulla. Adesso devono essere gli altri che ci rivendono le poltrone o il divano, o no, il coso, il tavolo che io non ho da qualche parte a studio, non di Albini, ma del torinese, quello famoso, dai, non mi va di dire. Sì, che ho comprato parecchio proprio di lui e l'ho regalato a mia figlia. Ho comprato le poltroncine rosse, gliel'ho regalate quando ha avuto la sua prima casa, e le poltrone, le poltroncine, i puff piccoli che aveva quello per un locale che c'era, non mi ricordo come si chiamava. Però per dire la ricchezza del padre, io ho comprato per caso, passo da una cosa, vedo un oggetto che mi piace e a volte non so neanche di chi sia, poi lo scopriamo, però corrisponde sempre a questa grande bravura e a questa proporzione che gli italiani hanno negli occhi. Io non sono un collezionista perché, lo dicevo, i collezionisti vorrebbero impossessarsi dell'anima dell'artista, del creatore, perciò io non voglio fare questo, però io mi impossesso degli occhi col quale vedeva il creatore, cioè l'artista. Sono gli occhi che mi interessano, perché attraverso gli occhi poi si va al cuore e poi c'è la passione.